gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite si realizzano se agiscono i governi, ma anche se agiscono le comunità locali, e le città sono un fattore essenziale per costruire partenariati, per costruire alleanze che coinvolgano la società civile, le imprese profit, le imprese non profit, il volontariato, le università. E quindi noi siamo molto orgogliosi di aver promosso insieme alla città di Cremona e anche insieme ad altre città una campagna che per tutto questo anno ha reso gli SDGs, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile, visibili agli occhi dei cittadini e delle cittadine. Il partenariato è uno degli obiettivi degli SDGs, cioè il numero 17 dice che ci possiamo riuscire a realizzare un mondo più equo, più inclusivo, uno sviluppo più sostenibile solo se lo facciamo insieme. E questa è un po' la strategia che sottende questa campagna: non fare le cose da soli, il governo da solo non ce la può fare, chiede e cerca alleanze e soprattutto sollecita il protagonismo dei cittadini e delle cittadine. L'impegno fondamentale è anche quello di nutrire il mondo e di creare questo sviluppo socio-economico e politico di queste aree svantaggiate, dove nostra competenza, come è sempre stata competenza dell'agricoltura, di portare benessere nelle aree più svantaggiate. Nel nostro settore, nel settore agricolo, è la cosa più sostenibile che c'è, il lavorare con serietà e nel rispetto dell'ambiente, però serve l'impegno politico di garantire anche quella sostenibilità economica che permette agli agricoltori di lavorare seriamente.